questo tutti noi lo conosciamo. Munch spiega come mai ha fatto questo tipo di rappresentazione. Dice: non utilizzo le testuali parole, ma una sera tornando a casa ha visto che il cielo è diventato rosso come fuoco, quasi sangue, e gli è sembrato di sentire la natura che urlasse il suo dolore, e ha avuto paura di questo, paura di lasciarsi coinvolgere quando già il suo animo era profondamente provato da altri problemi inerenti alla sua esistenza. E qui si vede appunto che si tappa le orecchie, apre la bocca, spalanca gli occhi, il suo viso diventa quasi uno scheletro, quindi il timore, appunto, la paura della morte, dell'esistenza. E volutamente l'artista taglia il dipinto in questo modo, quasi a dare l'idea di un'onda sonora che prosegue oltre il dipinto stesso. Prima si è parlato anche di fiordi, e quindi già il paesaggio stesso, in una delle poesie venivano citati i fiordi, e la solitudine è sottolineata dalla distanza che c'è fra il protagonista, che viene verso di noi e sembra quasi uscire di scena, uscire dal dipinto, e le uniche due persone presenti su quel punto sono distanti e non percepiscono la sua paura, la sua dolore. Ho voluto mettere anche questo dipinto, sempre di Munch, rappresenta la donna vampiro, rappresenta un po' una delle sue paure, la paura delle donne, la paura di stabilire rapporti duraturi con le persone, perché le persone da lui amate sono familiari morti di tubercolosi, e questa donna è una donna dominante, sembra che gli stia avventando, e l'uso del colore è tale da dare l'idea di questi capelli che scendono come rivoli di sangue sulla testa è un autoritratto lui stesso che si autorizza in questo modo e non deve soccombere alla presentazione. Poi la volta scorsa abbiamo visto Guernica, questo in particolare, la volta scorsa avevamo messo in evidenza un'altra emozione, in questo caso proprio la paura di essere inghiottito dalle fiamme e l'impossibilità di stare. Non ho capito. La dittatura appunto di esatto, Franco. Esatto, esattamente. Quindi appunto quella scelta della volta scorsa. Poi ho messo questa opera di Frida Kahlo, che è eseguita nel 38, 1938, e si ricollega bene un po' a quello che hai detto prima, le paure infantili. Indossa una maschera che vorrebbe un po' nascondere la sua espressione, l'espressione del suo volto. A terra c'è una maschera che ricorda un po' che mette paura, e preferisce non far vedere la sua reazione, ma la tiene dentro di sé. La sua vita poi è stata particolarmente travagliata, e fin da piccola è venuta a contatto con il dolore fisico e con le paure di bambina. Questa è un'opera di Dalì, è interessante la scelta del teschio. Si guardate anche nelle cavità oculari, si vedono altrettanti teschi, e insomma sono teschi all'infinito, quindi utilizza una figura retorica che è la reiterazione, la ripetizione dell'immagine che può andare all'infinito, e ancora una volta la riflessione sull'esistenza. Luciana Dotti. Paura di me. Respiro affannoso, sudore umido, cuore palpitante, pupille dilatate. Arrivi così all'improvviso e mi devasti l'anima.
impegnata a cercare una pace imperfetta. Francesco, le faccio un'offerta, tutte così scegli. Queste quattro serie sono tutti autoritratti, come avete visto, anche negli altri campi, nelle altre produzioni, anche le prossime saranno autoritratti. E ho puntato più che altro sulla Bibbia, la facciata, sì, in questa però, come la vediamo, ho aggiunto le mani, gesto orientale le mani, forse l'unica. Mi sembrava che fosse la più disalto la paura. Quasi voler allontanare ciò che fa paura e poi l'ombra. Dietro gli occhi, no, la bocca. Diciamo che questa è una prova così, con gli occhi chiusi, però non mi sembra che renda molto la paura. Però abbiamo visto comunque anche nell'arte, esatto, che c'è chi vuole una forma di difesa, non vedere, e dentro però non sa che cosa sta provando. Diciamo che il colore mi sembra che tolga un po' la esprimere l'emozione, quello che di più preferisco, bianco nero, come ha già detto anche Uberti, le Zoli, bianco e nero, per differenziare meglio l'emozione. Questa mi sembra la più lucida, la più simile. Sì, perché ci sono i terzi, sì, sì, anche comunque è bello vedere come inutile affanno, si intitola. Chi viene a fare visita quando le forze cedono e la speranza sembra svanire nel nulla. Il mondo ancora non si allinea ai tuoi desideri. Questo temi più di ogni cosa e la paura sembra muoverlo in un'altra direzione. Inutilmente tremi, aggrappandoti forte alle tue convinzioni, e loro ti tradiscono, come sempre hanno fatto. Così cadi con le ali di Icaro, senza mai esserti levato in volo. Levi, sembra una maschera, la rappresentazione può far pensare a una maschera oppure a un albero, perché si intravedono delle fronde, a un albero che ha un aspetto antropomorfo, quindi che assume l'aspetto di un essere umano. Carlo Levi, che ha vissuto l'esperienza del campo di concentramento, e appunto esorcizza in questo modo anche la paura che, perché ha vissuto un'esperienza così devastante, rimane sempre nel tempo. Questa è un'opera che parla da sola, è quasi inutile il commento. Gli occhi sbarrati di questa persona ridotta a pelle e ossa, che teme di essere scoperto nel guardare, nel andare a cercare in quel sacco qualche ricordo, qualche della sua vita precedente. C'è una precedente a questo tragico momento, addirittura la presenza di una bambolina. Questa è di Andy Warhol, sedia elettrica.
abbiamo visto sia nelle fotografie che anche nelle poesie la rappresentazione di qualcosa che mette paura. Non c'è l'individuo, ma qualcosa che veramente mette terrore e paura. Clara, usi il microfono perché alcune parti non si sentono bene. Si sente? Abbassi la voce per cui non si sente bene. Quindi Andy Warhol realizza una serie di immagini, appunto, secondo il suo modo di operare, di agire, e la sedia elettrica rappresentata con più colori. Questa ho scelto quella con la colorazione blu. E il sedia elettrica, appunto, che fa paura e crea in noi addirittura terrore. Un anno mi è capitato di far parte della commissione per gli esami di Stato in un liceo artistico e una ragazza aveva portato come tema filo conduttore il tema della morte e proprio la sedia elettrica aveva realizzato anche un'opera di appunto una sedia elettrica che è entrata dalla porta. Non vi dico che sconcerto che ha creato in noi esaminatori, e poi ha detto che per la materia inglese aveva tenuto un carteggio con una persona che era nel braccio della morte e che era destinato a morire sulla sedia elettrica, e ci ha letto queste lettere. Poi si era interessata anche del pasto del condannato a morte, e ecco, è tutto questo perché ci aveva profondamente colpito e appunto nel vedere una sedia elettrica realizzata da lei con dei lumini che improvvisamente è comparsa, abbiamo chiuso le persiane e è arrivata questa, e non vi dico le espressioni nostre. C'è un'edizione addirittura dove c'è oltre alla sedia elettrica di Andy Warhol, c'è proprio un'edizione, diciamo, perché poi sono serigrafie, sì, no? Sì. Quindi ci sono più stampe e più edizioni anche. Una che è appunto l'edizione tedesca, dove naturalmente c'è proprio la scritta e sì, come dire, appunto, basta. Basta, esatto. Grazie. Poi questo è un dipinto di Basquiat, che era appunto amico di Andy Warhol. E questa è una maschera che mette paura, l'utilizzo del colore rosso che è estremamente evocativo e al quale si contrappone il colore scuro, grigio scuro, così nero della parte bassa del dito stesso, e la maschera che si staglia su questo sfondo. Fotografia di Laura Arri. Anche in questo caso non c'è il soggetto, ma una scritta che è significativa e mette la richiesta di aiuto. Ecco, in queste ultime immagini ho voluto mettere sono delle maschere che avevano il compito, maschere teatrali, questo è poi un mosaico, che era una forma ricreativa il teatro, e aveva il compito di, fra gli altri, di rappresentare i comportamenti umani e quindi di esternare quelle che erano le emozioni. E questa mi sembrava particolarmente significativa per gli occhi sbarrati, la bocca aperta e lo sguardo verso l'alto. Poi di seguito una serie di maschere che hanno il compito di spaventare o di permettere, in questo caso all'attore, di interpretare il ruolo e quindi di rappresentare la paura. Sempre vedete che le caratteristiche sono sempre le stesse, occhi sbarrati, bocca aperta. Invece in questo caso questa è un'antifissa, ossia veniva messa nella parte alta del tempio, dei templi etruschi,
è una gorgone, l'abbiamo già vista prima, medusa, con la lingua fuori. In questo caso è il compito di tenere lontano gli spiriti maligni. In questo, ho voluto mettere anche questa immagine, che adesso a noi non mette nessuna paura, però a Volterra, alla Porta dell'Arco, con queste tre, quello che è rimasto di queste tre sculture, sono tre teste, avevano il compito di ammonire chi entrava con, e mettere in guardia chi entrava con cattive intenzioni nella città. E quindi dire chi entra con cattive intenzioni fa quella fine, perché sì, era uso appendere le teste del nemico e metterle proprio all'ingresso della città, queste sono di pietra. E invece le ultime immagini che seguono sono, vengono detti mascheroni, hanno il compito di mettere paura, solitamente sono posti in corrispondenza dei palazzi di giustizia, perché dovevano invitare il cittadino a comportarsi bene, perché altrimenti pagare le tasse e tutto, altrimenti avrebbero fatto una brutta fine. Questa è sempre una maschera terrificante con i denti. Questa è a Brescia, al Broletto, queste maschere veramente spaventose. Poi ho chiesto un favore a Fulvio, se leggeva una poesia di mio papà, una poesia che ha scritto, nella quale narra la vicenda che lo vede protagonista all'indomani dell'8 settembre, quando l'esercito si sbriciola e mio papà, insieme a un amico del cuore, tentano la fuga e il ritorno. Fra mille pericoli e insidie, il ritorno a casa. Vediamo se lo pedisce stavolta. Occhiali. Scritta in tempo di guerra, quindi la paura aveva un senso veramente profondo e devastante. Il titolo di due paesi, di due città, Pola e Fiumicello. Folle la nostra fuga, concepita nella paura, verso nuovi orizzonti, allucinanti pensieri di morte, visioni di cimiteri spettrali e molti scoppi nel cuore, sette interminabili giorni con le membra logorate, aggrediti dalla fame e traditi da tanti miraggi su quelle aspre doline. Carsiche, lasciammo lembi di carne, senza imprecazioni e nessun lamento. Silenzio, per ascoltare rumori, scrutare oltre lo spasimo, per non vedere tutte mimetizzate. Le notti di pece insidiavano i nostri trasferimenti, franando nei cespugli delle valli. Non un lume per l'orientamento, ed il digiuno astronomico arretravano il nostro cammino. Nelle gambe piegate, le 500 miglia, la mente indebolita dall'urlo agghiacciante della nostra fine, su uno dei tanti alberi, o spazzati lungo i turgidi vigneti. Trieste, città promessa, atterrita, trafitta da fili spinati, distrusse le nostre speranze. Ricacciati nella valle di Ospo, la feroce trappola
del rastrellamento stroncava le ultime forze e le labbra balbettavano preghiere. Dei passi s'arrestarono alle nostre spalle per eterni istanti. Un giovane SS s'allontanò con l'alba. Sulla dorsale si compiva il miracolo della resurrezione. Quando parla della giovane SS è che durante appunto questa fuga che avviene quasi sempre nei boschi per nascondersi, ad un certo punto incrociano, vedono questo ragazzo che aveva la stessa loro età e i favoriti ormai avevano pensato, ci ammazza, aveva il fucile e tutto, invece di guarda, mio papà vuole offrirgli un grappolo d'uva e lui risponde in tedesco, niente, dice niente e se ne va. E questo ha permesso loro poi di ritornare a casa e non sono morti in quel momento. Grazie. Questo posso anche fare a meno. Ecco, come sempre fumiamo con le faccine e che utilizziamo quotidianamente per esprimere il nostro stato d'animo. E grazie. Prego. Grazie. Ringrazio davvero tutti, uscire la sera è sempre un problema e quindi vi ringrazio personalmente per la pazienza e per la vostra attenzione. È un progetto al quale noi teniamo molto e è bello vedere come questi tre linguaggi si supportino vicendevolmente e non ci sono confini che dividono, ma anzi si sorreggono vicendevolmente. Grazie. Grazie. Vi do appuntamento il 27 ottobre, tratteremo del disgusto e della sorpresa. Ecco, con due temi. Sono due. Intanto vi potete godere questo opuscolo che vi farà.